C'è da preoccuparsi? Questo è di gran lunga il posto del mondo! Non sai che invidia mi fai? Già, e puoi anche vivere nel mare. Hai a disposizione due posti stupendi. Come fai a scegliere in quale preferisci restare? Non ci riesco. È questo il problema. Hai detto forse problema? Tu pensi di avere un problema? Sì! Infatti, come dicevo, il Monte Aris è un posto meraviglioso dove vivere. Per questo Silverstream, mio padre e alcuni dei miei cugini sono tornati qui. Ma Sequestria è un luogo altrettanto meraviglioso. È lì che vive mia madre. Oh, noi non lo sapevamo. Quindi ovunque mi trovi, mi sento di deludere la mia famiglia. Ora capisco perché sia difficile fare una scelta. E non mi resta molto tempo. Tutti gli ipogrifi della mia età sanno già dove vogliono vivere. Mentre io sono in dubbio. Proviamo a scrivere i pro e i contro. Bene, dobbiamo solo scrivere gli aspetti positivi e negativi di entrambi i posti. Li paragoniamo e farai la tua scelta in base al risultato. Secondo me non c'è il minimo dubbio. Il Monte Aris è il migliore di tutti i mondi possibili. Pro è meraviglioso. Contro, troppo distante da Equestria. Perfetto per me può bastare. Ma voi non avete ancora visitato Sequestria. Come potete confrontarle? Terra Mar ha ragione, Sweetie Belle. Dobbiamo visitare entrambi i posti per poter valutare. Ciao a tutti! Il Festival degli Ippogrifi è una meraviglia! Guardate un po' che cosa ho vinto! Comunque sia, sono qui solo per questioni scolastiche. Skybeak ha firmato l'avviso. Manca solo la firma di tua madre. Sai dove si trova? Sua madre è una Siponi, vive a Sequestria. Ecco che cosa intendeva Silverstream con case. Se vuole conoscere mia madre, stavamo giusto andando da lei. Come facciamo noi a visitare una città sottomarina? Da questa parte. Ma è bellissimo! Mamma! Terra, Marcaro! Bentornato a casa. Non accetto scuse. Questa volta devi fermarti per cena. Scutalù, Sweetie Belle e Apple Bloom, vi presento mia madre, Ocean Flow. E questa è... Princess Twilight Sparkle! Che onore conoscerla! Mia figlia Silverstream parla sempre benissimo di lei. Beh, è una degli studenti più promettenti della nostra scuola. Guardi, le ho portato questo modulo da firmare per... Sono così orgogliosa dei miei due ragazzi. Vuole vedere le loro foto da piccoli? Mamma! Saranno certamente adorabili! Voglio vedere tutti gli album! Insomma, per capire come avviene il primo sviluppo acquatico dei pony e anche per... fare ricerca! Oh, forse le tue amiche gradiscono fare merenda? Patatine di alga, olio di pesce? No, grazie, mamma. Ci facciamo una passeggiata.